Quando la tradizione, la passione, l'amore per il territorio e la qualità si incontrano, sono in grado di dar vita a grandi ricchezze per la nostra regione. Si inaugura a Fabriano il laboratorio Sadifa, salumi, sapori di Fabriano. Durante il convegno hanno presieduto Romualdo Cofani, presidente della Sadifa, Aldo Cursi, vicepresidente della Sadifa, Giancarlo Sagramola, sindaco di Fabriano, Giovanni Balducci, presidente del Consorzio del Salame e Antonio Mastro Vincenzo, presidente del Consiglio regionale. Siamo in compagnia del presidente della Sadifa, Romualdo Cofani. Il vostro è un prodotto che rispetta, diciamo, rigorosamente quelle che sono le discipline di produzione e prendete la materia prima nel territorio italiano. Sì, diciamo che noi trasformiamo i suini che vengono allevati nel territorio montano, e che è un territorio che comunque sia delimitato facente parte del disciplinare del Consorzio Salame di Fabriano. E diciamo che i suini che utilizziamo per effettuare la produzione del salame di Fabriano sono disciplinati da questo consorzio e diciamo vengono allevati con farine derivanti da produzioni aziendali e vengono alimentati solamente con farine di orzo, mais, favino e ghianda in certi periodi. E questo ci permette di ottenere delle ottime carni, anche perché il suino non può essere macellato prima di 12 mesi di età, e questo fa sì che si diventi un suino appunto di pesante. E i suini oltrepassano i 250 kg peso vivo, e questa è la peculiarità, insomma, dell'allevato, per cui si ottiene questo prodotto eccellente. In bed, waiting for words, they didn't come again. I wanted to solve hunger, stop the pain, bring back to life those who are dead. Take what is mine, tattoo my... Siamo con Aldo Cursi, vicepresidente della Sadifa. Oggi si inaugura il vostro laboratorio dove prenderanno forma, non vita, ma forma, i nuovi salumi del territorio di Fabriano. Vogliamo sentir parlare da lei un po' della qualità di questo prodotto. Ah, guardi, questo io non esito a dire che è un prodotto unico, perché con l'evoluzione che c'è stata sulla produzione dei salumi, avere un prodotto che viene deriva dalle carni di suini allevati nel territorio, che hanno raggiunto almeno un anno di età. Di solito la macellazione dei suini avviene solo a 5-6 mesi, massimo 7-8 mesi, quindi le carni sono più solide. Un'alimentazione fatta con mangimi provenienti dalle coltivazioni locali, quindi una materia prima di qualità assoluta. Poi un processo di trasformazione fatto secondo antiche tradizioni che ormai si perdono un po', no? Come si suol dire di solito, nella notte dei tempi, ecco, dove anche qui i condimenti sono tutti condimenti naturali. Cioè praticamente c'è diciamo il rifiuto di additivi come i conservanti, i nitrati, i nitriti, i coloranti, e che sono sostanzialmente il pezzo forte invece della salumeria industrializzata, di quella che si trova normalmente sui supermercati, e che fra l'altro costa molto meno. Quindi rispetto alla attenzione che i cittadini hanno alla loro salute e alla preoccupazione che certi alimenti che si trovano nei supermercati possano essere cause anche di malattie degenerative molto gravi, ecco, noi possiamo dire con assoluta certezza e con assoluta tranquillità che il salame di Fabriano e i salumi correlati, quindi i soppressati, il lonzino, la lonza e così via, sono prodotti che sostanzialmente possono essere mangiati tranquillamente senza nessun tipo di problema.
E nel dire questo, io voglio anche dire che tutti gli alimenti, dalla mela all'uva, vanno comunque usati con raziocinio, così come i salumi, perché molte volte l'esagerazione della quantità che portano i malanni, non l'esistenza di sostanze astruse che chissà quale danno può provocare in sé. Benissimo, visto che comunque ci ha fatto un'informazione corretta, ci ha tolto un po' anche di allarmismo che è nato in questo periodo, noi vogliamo sapere da lei la punta di diamante di questo salumificio, cioè qual è il prodotto più in che esce fuori da questo salumificio? Ah, guardi, il prodotto più in è il salame di Fabriano, cioè il prodotto leader. Vede, io quando ho iniziato a collaborare per questo progetto di valorizzazione, tra l'altro io non sono fabrianese e quindi diciamo non risento quindi anche della, no, della territorialità in senso stretto, e allora cominciavo a dialogare, no, con i miei conoscenti, con i miei diciamo interlocutori di lavoro, e quando parlavo del salame Fabriano era una cosa strana che lo conoscono tutti. Poi l'ho cominciato a far assaggiare e senza dire niente, la cosa che mi ha sorpreso e anche, no, anche, no, spinto ulteriormente verso questo tipo di attività imprenditoriale è proprio che tutti quanti di getto ti dicono: ma quanto è buono! Questo è un prodotto che non si trova in giro, perché il gusto di questo prodotto non è effettivamente riscontrabile in nessun tipo di salumi, in nessun tipo di lardellato. Ma perché? Perché c'è una filiera che va dalla materia prima alla stagionatura che ha tutti i crismi dell'eccellenza, mentre da altre parti molte volte ci sono certi passaggi che ovviamente non quadrano, no? Perché il lardellato si può fare anche simile al salame Fabriano, ma se io poi prendo i suini degli allevamenti industrializzati dell'Emilia Romagna, ovviamente il prodotto finale poi non è uguale. Siamo con il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastro Vincenzo. Le chiediamo che valore ha per il territorio, per la nostra regione Marche, quindi territorio anche di Fabriano, questo laboratorio così importante. Ha un valore importante perché si pubblicizza e si commercializza un prodotto tipico locale. Noi diamo molta importanza come regione alla produzione locale in un settore, quello agroalimentare, che è un settore trainante della nostra regione, e credo che il salame di Fabriano possa essere un prodotto sempre più commercializzabile all'estero. Il sogno è che possa ottenere anche la DOP, la denominazione d'origine protetta, perché sarebbe un fatto veramente rilevante per il nostro territorio. Il sindaco di Fabriano, Giancarlo Sagramola, al quale voglio chiedere il marchio Sadifa cosa significa per Fabriano, e oltre a denominare un grande marchio di qualità, dà importanza a questo territorio. Beh, intanto è la possibilità di vendere liberamente in tutti i negozi del territorio nazionale, e questa era una cosa che ci mancava. Finalmente c'è un'impresa che produce salame di Fabriano originale con il disciplinare, in modo che questo possa essere condotto sulle tavole di Buongustai e anche degustato a Fabriano, perché noi crediamo che sia opportuno che a chi piace il salame venga a degustarlo qui da noi, perché è fatto in una maniera particolare. E poi credo che potremo fare anche un'altra linea invece, che potrà essere di più largo consumo, ma qui ci sarà il salame originale, quello che è salame di Fabriano del consorzio, che è un disciplinare ristrettissimo, un prodotto in barba a tutti i rischi degli insaccati, perché è un prodotto sano, tranquillo, buono da gustare. Possiamo definire il salame di Fabriano, quindi il marchio Sadifa, un prodotto di altissima qualità che dà eccellenza a Fabriano.
Assolutamente, ma anche al territorio. Noi vogliamo anche ampliare un po' l'area di questo prodotto, perché il salame di Fabriano fin dai tempi delle crociate è conosciuto. È un prodotto che sicuramente è molto originale, e proprio perché non ha nessun additivo particolare, ha solo un tempo di conservazione e di degustazione, e questo lo rende unico, particolare e con una gradevolezza al palato che è sicuramente superiore a ogni altro prodotto dello stesso genere. Siamo con il presidente del Consorzio del Salame, Giovanni Balducci, al quale voglio chiedere se la partenza di oggi o la ripartenza potrà essere un rilancio effettivo per l'attività economica e produttiva del territorio di Fabriano. Diciamo, è una partenza, come diceva prima Aldo, non è un punto di arrivo, è un punto di partenza proprio per il rilancio produttivo, per far apprezzare questo nostro prodotto ad un mercato molto più ampio, ma a livello di comprensorio, a livello territoriale, può diventare, deve diventare una rigenerazione di un'economia che noi dobbiamo per forza ricrearci. Quindi diciamo, con la produzione, con la qualità e la quantità che questo tipo di prodotto ci può garantire, che questo tipo di organizzazione cooperativa può garantire, da qua noi speriamo che la stretta connessione tra qualità del prodotto e la quantità, di cui ora ne avremo assolutamente bisogno per poter raggiungere i mercati, possano far innamorare di questa particolare produzione nuovi soggetti, quindi creare occupazione in un territorio che ha assolutamente necessità di rivedere la propria linea economico-produttiva. Lo possiamo definire anche un prodotto di nicchia che andrà ramificandosi, diciamo, in un futuro prossimo molto vicino anche al territorio che va al di fuori di quello della nostra regione. Diciamo, questo è l'essenza del progetto, è mantenere la qualità del prodotto di nicchia, ma avere la possibilità di allargare il mercato, allargare il territorio di vendita, allargare il territorio di conoscenza. Questo significa poter attrarre anche soggetti diversi, esterni al nostro ambito, su questi territori, e poter far sì che questi possano investire in questa filiera, che è una filiera che ci contraddistingue, che ci ha contraddistinto da sempre e che deve rappresentare un'altra piccola parte di questa nuova economia che questo comprensorio, allarghiamo anche il comprensorio ad un territorio più ampio, ne ha assolutamente bisogno.